nostro grande amico Colombo pone fine a una sofferenza infinita del Monza 2-2. C'era Gagliani così. Adesso ha cambiato ancora faccia, direttore. Distrutto. Lei è un imitatore di Gagliani naturale, proprio. Mi fa anche Gagliani invece quando c'è il gol, che è esaltatissimo. Va bene, da no, se ne va. Grazie, arriva Pino Omertoso Vaccaro. Ecco, è arrivato l'Omertoso. Perché Omertoso Vaccaro? Perché in redazione gli chiedono cose e lui non risponde. Ah sì, adesso non voglio sapere i casi vostri. Prego, Vaccaro, entra, perché c'è la tua Roma che sta per scendere in campo. Ma che bello, grande ottimismo, eh. Grande ottimismo. Sì, sì. Viene allo stadio. Tantissimo ottimismo, direttore, tantissimo. Derivato da che cosa? Ha perso suo cugino Bove. No, ma da che... abbiamo perso tutto. Abbiamo perso. Sì, ma Pino, ottimismo derivato da cosa? No, ma sto scherzando. Ho visto la panchina, è era meglio saltato, dei titolari. Cioè, sono meglio, meglio i panchinari anche dei titolari. La nostra. Allora, facciamo vado così, vediamo panchina. Le due squadre. Intanto, non so se avete notato, la regia prontamente ha cercato di inquadrarvi il gesto di grande signorilità, di eleganza di Momblano, che ha colto Vaccaro a Porto la mano quasi come un maggiordomo, diciamo. Benvenuto allo stadio. Benvenuto, benvenuto allo stadium, dove voi non è che abbiate fatto granché di risultati ultimamente. Ecco qua, questa è la Juventus identica a quella che ha giocato l'ultima partita. Lunedì scorso al Bentegodi. E questo l'11 con Savone e Mbangula ancora titolari, Gatti, Bremer e Cabala a completare la difesa insieme al giovane Valdostano Savone, in porta ovviamente Di Gregorio, Locatelli e Fagioli che panchinano Douglas Luiz e il nuovo arrivato Cop Mainers, anche McKenny in avete panchina. Avete quasi 200 milioni in panchina, lo sai. Cambiato il Diz, Mbangula e Vlahovic. Quello che fa specie che due centrocampisti, Locatelli e Fagioli, sono quelli che l'anno scorso... No, Fagioli. Due anni fa, Fagioli non c'era. Fagioli no. Era squalificato. Bene, capito. Che, Mauro è finita. Che comunque l'anno scorso non si potevano vedere in campo. Cioè, finita, Luca, finita. Fagioli, l'anno scorso. Luca, sembra di Juve, rilassati. Ridi. Come ridi in faccia a me però, agli juventini e agli interisti, ma... Non è vero, anche con De Carlo, questo vince sempre. Questo è vero, prende in giro anche quando intervince. Ha ragione, l'ho notato anch'io, ha ragione. Allora, ricordiamo che... Solo come... Allora, diciamo che... Luiz sono 60. 52, sì. Sì, però dice più o meno 60. Nico Gonzalez sono 30 e fa 90. Con Miner sono 60 e sono 150. Con Sensau quanto avete pagato? 20? 7 del prezzo. Vabbè, il prezzo, però se lo riscattate. Però sono 7 per il prezzo, non sono pochi. Non sono pochi, insomma. È giusto, lui è 7. E quindi mi pare Kalulu, vabbè, ve l'ha regalato Suma. Andiamo a vedere invece la Roma. Andiamo a vedere la Roma, gentilmente. No, su Kalulu c'è un pacchetto da... Se con Seisao lo valuti 20, devi valutare 20 anche Kalulu. Perché il pacchetto su Kalulu, che l'anno scorso non ha mai giocato da noi, sì, è di 20 milioni. È fortunato, poverino. È di 20 milioni. È 20. È fortunato, poverino. Loro, perché sono infortunati da noi, è una colpa. Diventano infortunati alla Juve e invece... Allora, dimmi, Vaccaro, perché dici che la panchina della Roma è più forte della squadra titolare? Quindi stai attaccando il tuo allenatore. Direttore, in panchina abbiamo Dybala. Abbiamo Coné. Ma perché ha fatto fuori Dybala? Perché lui Dybala su lei, ma lui Dybala non voleva in realtà, non era un suo... Dybala, o gioca Dybala o gioca su lei, uno o l'altro. Ha punto. Ragione, perché quando hanno giocato insieme con la non funziona, ma che il centrocampo dire, è tutto, quello buono ce l'abbiamo tra panchina e tribuna. Intanto... E allora eccoci qui, le squadre sono in campo, intanto vi facciamo vedere quanto costano le due squadre in campo. Teoricamente è una sfida, pensate che gli ingaggi lordi, ovviamente ci riferiamo ai giocatori disponibili tra campo e panchina di questa sera, della Roma, sono superiori a quelli della Juventus. Sapete che per anni è stato rinfacciato alla Juventus di avere la squadra pagata di più, perlomeno per quelli che sono disponibili in questo momento. 95 milioni di ingaggio per la Roma, 89 per la Juventus, valore dei giocatori della Juve 486 contro 340 della Roma, 575 a 435. Dovrebbe essere una partita teoricamente equilibrata, in realtà la Roma arriva a pezzi a questa sfida. Molto e a pezzi. Vi giocate... Poi giochiamo con Pisilli, un ragazzetto. Siete un po'... anche lì, un ragazzetto. Siete un po' nelle condizioni del Milan, cioè un avvio brutto, una partita delicata. Ma mentre il Milan aveva ambizioni superiori alle vostre, anche il pareggio non ha entusiasmato, questo per voi pareggiare a Torino con la Juve sarebbe un successo. Se succede mi date gentilmente la... Ah, se pareggiano loro... Va bene, pareggiamo almeno noi. Beh, se pareggiamo noi è un miracolo oggi. Maurone, amore mio, ma c'è Juventus il Milan che è arrivato però, secondo l'anno scorso, che come tu hai detto ha fatto un mercato importante, ha cambiato l'allenatore, 2 punti in 3 partite è deludente. La Roma non era neanche andata in Champions League, è finita male la scorsa stagione, quindi insomma
era difficile ipotizzare una Roma tra le prime quattro. Cioè eliminati dall'Europa League. Eh sì, proprio eliminati dall'Europa League purtroppo per il Milan. Eccolo servito, allora. Angelinho, uno contro uno, si propone Cristante. Dai che c'è qualche metro, palla in verticale, su Pellegrini, il destro alla palla, deviata, calcio d'angolo, stiamo giocando però la bene. Juve sta facendo molto in difesa. Stiamo giocando bene, incredibilmente. Sì. Diagonale adesso da posizione abbastanza favorevole, credo che la deviazione forse di Locatelli o di Bremer, Bremer sia stata fondamentale, perché era un diagonale molto molto pericoloso, palla deviata poi in calcio d'angolo. Ci meriteremo il vantaggio. Maglia un po' larga, non c'è pressing da parte della Juve. Meriteremo il vantaggio. Alla sinistra di Gregorio. Calcio d'angolo, attenzione, abbiamo uno specialista, abbiamo uno specialista da destra, Pellegrini. Mettiamo l'altezza del dischetto, che lì abbiamo due o tre bei colpitori. Dai, forza! Vai Lorenzo, mettila lì, bella, è messa bene. No, è peccato il tiro di Sale McKers. Comodo di Gregorio. Due minuti nella regia, abbiamo gastato poco. Qui né lanci né filtranti, ne abbiamo visto qualcuno a sorpresa nelle scorse partite. Si va da Locatelli, piuttosto lineare l'uscita, questa volta la Juventus a sinistra con Fagioli, la finta del Dez che cambia lato. Che bello! Come e quando vuole, cross improvviso, Vlahovic spinza, arriva a sfilare contro Teco. La palla forse era davvero velenosa. Sul lato sinistro quando facciamo Svilar, le combinazioni facciamo un bel calcio. Finalmente vado alla lavagna, adesso vi faccio tempo, prima c'è il calcio d'angolo poteva farlo un po' meglio Vlahovic, però insomma era lenta, se l'avesse presa un po' più piena forse, che bellezza quando andiamo lì così, l'ha presa un po' sporca Vlahovic. Il Diz si sposta a destra a sinistra e diventa indecifrabile per loro, dalla mezz'ora è diventato il migliore della Juventus. Via. Allora praticamente c'è una bella sovrapposizione qui di Diz che salta un avversario, entra qui in area di rigore, alza la testa, vede Vlahovic arriva in corsa, è un po' coperto, prova una specie di volée di sinistro, non prende benissimo il pallone, lo svirgola leggermente, eppure diventa un diagonale velenoso e si tuffa a sfilare ed è via la palla. Però se Vlahovic avesse colpito la palla un po' più piena poteva anche essere gol. Vabbè, sarebbe stato un grandissimo gol. Attenti intanto ancora la Juve, però, che sta crescendo. Baccaro è alle corde. Te l'avevo detto, Baccaro. Cos'è che sta facendo? Clamoroso, c'è Kub Meiners che si sta scaldando. Sì. Potrebbe entrare lui. Entra subito perché ha la maglietta blu. Ma ce la fa, che aveva i certificati medici. Si è ripreso. Ha avuto un 34 gradi di Torino. Dallo psicologo gli ha dato via libera lo psicologo. Perché se voi siete stressati, non andate dallo psicologo. Andate a Torino. Che vi passa? Con Seisao confermati, saranno loro due a entrare subito all'inizio della ripresa. Ricordati, in 40 anni hai visto sia Platini che veramente Zidane, all'inizio faticavano tutti e non entravano. Sta sempre paragonando Platini e Zidane. Fuori tutta la catena di sinistra. Esatto, va Cambiaso a fare il terzino sinistro, come lo faceva Bologna con Thiago Motta. Francisco con Seisao e non Nico Gonzalez. Con Seisao gioca a destra di solito. E chi gioca a sinistra? Il Diz, è vero. E con Miner sotto terzo centrocampista avanzato vicino a Vlahovic. Sulla fila del foro laterale, buttata in mezzo. Locatelli veloce per Combiner. Subito palla per Vlahovic. Palla in Combiner in destra. Vlahovic deviato. No, da nessuno. Male Vlahovic. Fuori dal limite. Palla strozzata. Scusa Vlahovic, perché questa è una situazione pericolosissima in favore della Juventus. Però che palla subito Combiner di prima. Una bella palla di Combiner. Vlahovic viene servito al limite dell'area di rigore qui. Ha soltanto un avversario dinanzi a sé. C'è un movimento, credo, di Ildiz e Vlahovic invece, anziché servirlo, preferisce accentrarsi, provare un tiro che però viene smorzato e poi finisce lontano dalla palla. Bravo, la del campo, restituito il pallone alla meccanica, si è allargato a sinistra, si va da Ildiz, giocata combinata, Cambiaso, veloce, svelto, Savone da solo, all'altezza del vertice dell'area, lascia con Seisao, converge, con sinistro, con Seisao un po' strozzato, la palla per Ildiz, la finta, sinistro, violetto, Celik ci mette il piede, bravo, però ha tirato, sinistro per la Juventus. Buoni,
con Sesavo una buona cosa, dribbling a rientrare, tiro violentissimo, la palla rimbalza tra i giocatori della Roma, arriva qui dove c'è Yıldız, Yıldız vuole allargarsi, tirare, ma poi il tiro viene respinto in calcio d'angolo. Comunque, molto pericoloso adesso. La Roma è lì adesso, eh. Attenti, ma culo in break, eh. Ancora Angelino, c'è Cone che si è allargato, Angelino è il regista di arretrato della Roma, 35 metri, palla in verticale, allargala bene, bravo, bravo per Paolo, lato corto dell'area di rigore, Paolo Dybala, uno contro uno, Paolo Dybala, la palla limite dell'area di rigore, c'è Angelino, dall'altra parte, eccolo servito, Zaleschi, Angelino, sinistro, palla che sfiora il palo. Grande palla gol della Roma, Angelino fa partire un sinistro diagonale da fuori di Gregorio, non era in grado di intervenire, vediamo quanto il pallone è passato istante del palo, adesso ve lo faccio vedere, un tiro improvviso, sì, molto vicino. Allora, praticamente c'è una serie di passaggi dei giocatori della Roma sul limite dell'area di rigore della Juventus, 1, 2, 3, tocco per Angelino che da questa distanza uno non se l'aspetta, fa partire un diagonale che sfiora il palo, diciamo passa 20 centimetri con Di Gregorio che guarda sorpreso dalla conclusione immediata di Angelino, notevole questo tiro di Angelino. 5 minuti di recupero. Tu non hai mai considerato molto Angelino, ma invece ha delle qualità. Beh, ma se non lo considera lui una garanzia. Cioè, sì. Cioè ma cosa siete in coppia, tutti e due? Eh? No. Sempre tenere tutti e due, anche te, eh? Tu hai detto e scritto per un mese. No, io con Angelino Dobby che su lei faremo delle cose meravigliose. Vabbè, io mi assumo oggi la responsabilità. Hai detto niente. Ma 10 minuti ha tenuto palla benissimo. Sì. Noi di solito un golletto, golletto su un angolo lo facciamo. Ci va il contropiede. Il ruba mazzetto, lo vogliamo fare o no? Sto ruba mazzetto, niente. Esce Di Gregorio. Dai. Fa correre Douglas Luiz. Si può, dai. Roma leggermente sbilanciata, ma anche noi non siamo immobili. Douglas Luiz va da solo. Douglas Luiz rallenta, aspetta. Copminers che riceve palla e serve. Yıldız, in mezzo non c'è nessuno. Yıldız penetra da destra. Prova un destro. Balla alta e crampi. La profezia del direttore manca un tre balli. Non ci prendo, l'ho detto, quest'anno non sono in forma. Non sono quello di una volta. Un contropiede sul calcio d'angolo. Ma adesso lo fa. Palla, andiamo lì, li stiamo dominando a Torino, ancora Cristante, c'è Cristante, ma questo è fallo 30 volte, questo è fallo 30 volte ragazzi, dai. Ed è finita, è finita, mi è finita? Sa. È finita, no. È finita, clamoroso a Torino, Vaccaro era arrivato come un disperato, era convinto di perdere, non credeva neanche lui di pareggiare questa partita, ma attenzione che mentre Vaccaro saluta sportivamente i Juventini, c'è il calcio di rigore in favore del Como, la rincorsa... Non chiedetemi di chi perché non l'ho guardato. Vaccaro festeggia dal limite dell'area di rigore. Siamo al 94esimo. Attenti, come Udinese. Il tiro fuori. No. Non l'ho sciagurato, l'ha tirata fuori. Il 10 chi è? Chi è il 10 del Cutrone? Cutrone. 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 Mamma mia. Il tuo Cutrone. Un ex Cutrone. Sei riuscito a distruggere anche il gol. Milan. Ha segnato a Cagliari Cutrone. Non gioca con noi da 6 anni. Cosa vuoi da me? Cioè oggi non ha broccata mezza. Allora, no, devo dire questo. Stai zitto, festeggia con gli interisti. Con tutta, un interista con travestito da romanista fallito. Con tutta la simpatia per il Como, che è una squadra oltretutto con una grande proprietà che ci sta qui vicino, ci stiamo praticamente affini al Como, e aveva giocato bene a Udine, ha messo più volte in difficoltà l'Udinese, al calcio di rigore al 94esimo Cutrone l'ha proprio tirato fuori di mezzo metro, non di poco. Allora, andiamo a vedere invece quello che è successo a Torino, cominciamo con le occasioni, ecco vedete pochissimo. Una cosa va detta, la Juventus divertente, spettacolare, spumeggiante che tutti volevate, oggi non l'abbiamo vista. Oggi non si è vista. Cioè la Roma ha più che meritato, dobbiamo sì, dire. Assolutamente. Più che meritato. Kumbaynes per Vlahovic che si accenta e caccia debolmente, una conclusione spinta di Conceição e di Yıldız, quindi poco o nulla. Forse l'occasione migliore c'era la Roma con un sinistro di Angelino che sibila a fil di palo al 90esimo. Andiamo a vedere i promossi e i bocciati. Bocciamo anche Motta, siccome abbiamo per due volte detto che bravo, mette in Bangula e fa gol, mette Savone fa gol, è il genio del calcio. Anche lui, come tutti, è umano. Ha sbagliato. Forse oggi poteva partire con la formazione che aveva in mente. Sì, probabilmente oggi, se fosse partito dopo con due partite squadra. Con la Roma in casa. No, promossi Gatti, Bremer e Conceição, che è stato un bel peperino. Bocciati, sì. McKennie, Vlahovic e Kumbaynes. Perché mi avete bocciato Kumbaynes? No, perché? Non sono d'accordo. Questa è una vendetta trasversale di Garioni, secondo me. Che... Beh, no, però adesso... Ha fatto poco. Scherzi a parte, ha fatto poco, ha perso poco, un paio di palloni un po' pericolosi. No, però. No, è scelta giusta, direttore. E a me non è dispiaciuto per niente neanche Douglas Luiz. Della redazione. Non è piaciuto neanche Douglas Luiz. No, non mi è dispiaciuto.
piaciuto. Invece mi è piaciuto. Ah, è piaciuto, è va bene. Giocato, tende un po' a toccare tanto il pallone, però ha un'altra qualità, questo è vero. Andiamo a vedere lo scout della partita 0-0. Ecco, vedete anche qui i gol attesi in base a tutti i parametri che sono stati presi in esame: 0,44 per la Juve, 0,35 per la Roma, quindi poco. Possesso 51-49, tiri in porta uno per parte. Però, scusate, possiamo tornare un attimo in studio? Suma. No, caccia, per anni ci ha detto è tutta colpa di quella incapace del mio allenatore, un tiro in porta in tutta la partita, avete Fabio, ad esempio, Fabio, io sono rimasto nel non vedere la sfuriata finale della Juventus. Ti ricordi l'anno scorso? Sì, la Juventus sì. Non incantava mai, però gli ultimi 10 minuti avevi sempre la sensazione emotivamente. No, c'è stata, invece no, qui una squadra molto compassata, proprio brasiliana, che si fida solo del gioco. Però il gioco a un certo punto, la trasmissione, scusami, perché tu hai detto la Juventus, solo Juventus. Se mi fai finire, a un certo punto dovresti lasciare da parte il gioco e mettere in campo il carattere, mettere in campo la veemenza, mettere in campo il furore. Non c'era niente. Allora vi faccio vedere ancora lo scout. Il finale della Juve l'ha fatto la Roma. I tiri fuori sono 4-2 per la Juve, i tiri spinti 4-3 per la Roma, quindi complessivamente 7 conclusioni a 8. Conclusioni pericolose 2 per parte, corner 6-4. Come vedete, è proprio una partita. Quello che dispiace, datemi la classifica, è ovviamente 1. Vincere contro Roma stasera dava un segnale anche psicologico importante, no? Un imprimatur bianconero alla classifica. Invece così siete stati raggiunti dall'Inter, dal Torino, dall'Udinese che sta vincendo, dovrebbe essere finita la partita. Ma gli altri non è un problema, è l'Inter il problema. E soprattutto giocavate contro una squadra in chiara crisi di identità. Avete visto Vaccaro come si è presentato dimesso qui. Sto perdendo 1-0 prima che iniziasse la partita. Esatto, sto già perdendo prima che iniziasse la partita. Sì, però invece loro sono entrati in campo col piglio giusto, quelli della Roma. Pressavano su ogni pallone, erano sempre alti, hanno giocato bene. Io li ho visti esattamente a Roma-Empoli. Li ho visti settimana scorsa a Roma-Empoli. Stasera ha fatto una partita completamente diversa. Ma non meritava. Allora andiamo a vedere adesso la Juventus oggi un anno fa. Andiamo a vedere la media gol degli attaccanti della Juventus. Andiamo a vedere anche i raggi X, alcuni di questi protagonisti della partita. Ecco, vedete, un anno fa la Juventus aveva 7 punti. Però un anno fa la Juventus aveva 7 punti e Iacaccia storceva il naso. È possibile, facciamo schifo. Invece oggi è contento. Vabbè, scherzi a parte. I gol fatti sono gli stessi di un anno fa. 6, ma io sono sicuro che poi col passare voi adesso onestamente scherzi a parte, la Juve l'anno scorso è partita molto bene, poi è crollata improvvisamente da gennaio in avanti, quindi qualsiasi paragone con la Juve di un anno fa fino a gennaio rischia di essere penalizzante per Motta. Cosa ha sbagliato Motta? Me lo volete spiegare? Beh, la sostituzione finale Vlahovic, sicuramente questa secondo me è stato un errore. All'inizio io reputo non abbia sbagliato a confermare la formazione vincente, perché poi aveva in testa di metterli, sicuramente li avrebbe messi anche se fosse passata in vantaggio. Però l'ultimo io mi aspettavo, Mauro ha detto il forcing, mi aspettavo il forcing della Juve. Non si aspetta. Dal 70 all'80 c'è stato un allenatore della Juve. Gli ultimi 10 sono stati guizzi di Conceição più che il forcing della Juve. Ma un allenatore della Juventus si presenta nuovamente davanti ai suoi tifosi allo stadio, deve, dopo due vittorie, giocando con una Roma che aveva un punto soltanto, deve schierare la formazione che ha in mente di schierare nelle prossime partite. Doveva partire con la formazione giusta. Poi semmai fare ecco, la domanda è questa, Lapo. Non c'è stata forse un po' di presunzione da parte di Motta? Cioè, faccio giocare Bangula e fa gol come sono bravo. Faccio sono bravo giocare Savone e fa gol. Cioè, lui ha giocato. Siamo rimasti un po' stupiti. Anche Monblano, quando aveva la stessa Juve di una settimana fa, ha detto: come mai? Lui ha giocato tutta l'estate con gli uomini con cui ha iniziato, i giovani in modo particolare. Ha pensato: vado così anche per la Roma e poi faccio in tempo durante la sosta per le nazionali per rimettere in campo i giocatori che ho preso e quindi dare altri input a quelli che sono arrivati. Il problema è che Mangulà e altri giovani non possono essere a livello della Roma, che non è evidentemente il Como.
Chiedo scusa, un convitato di pietra in questa trasmissione che non c'è, ma che incombe su tutti noi, e giustamente ce lo segnalano da casa. Il direttore della preparazione vedrà che dopo la sosta ci le azzecca tutte. No, ma la poi... sconda questa. Ecco. Dov'è Cardani? Dov'è Cardani? Chiedono dov'è tutti Cardani? Dov'è Cardani? La domanda cioè, dovrebbe essere una cam Dani. Abbiamo perso 3-0. Ricordiamo che Cardani faceva così, sì, ma detto anche che Milan ha fatto 2-2, sembra che abbia perso 9-1. È vero anche quello. Voglio dire. E voi eravate in casa e loro erano in trasferta. Sì, però sia più forti della Lazio. Allora la fase da... Prego, no, ha sottovalutato molto la Roma. Vediamo. Ha sottovalutato la Roma? Perché la Roma è entrata col piglio giusto, ragazzi, si è visto. Non era la Roma. No, non ha sottovalutato la Roma. Sì. No, Giuliano. Ha sopravvalutato le prime due partite. Ho capito, ma ha sottovalutato due avversari e non avrebbe così dovuto, come diceva la fase d'attacco, ecco, lo vedete, la Juventus nel secondo tempo ha fatto qualcosa in più, diciamo dal quindicesimo al trentesimo. Vedete che è curioso che più Juve, Fabio, no, ha cambiato volto, sì, ha cambiato volto porta. La Juventus non ha fatto qualcosa in più, ha però permettimi volto. Vedi il problema della Juve di stasera, Fabio, vedi il problema della Juve di stasera. Li senti questi due? Parlano. Ah, interi, si sono rifrancati. Non parliamo tanto quanto i milanisti, no, a me stupisce molto. Sì, questo è il problema. A me stupisce molto, devo dire, che guardate, se nella fase d'attacco vedete che ci sono tutti quei piccolissimi segnini azzurri, sì, che vuol dire che era la Roma che teneva palla, e voi per un quarto d'ora all'inizio del secondo tempo non avete mai toccato il pallone, sì, siete rimasti a centrocampo, è lì che si sta per fare i cambi, perché proprio vedevi che la squadra staremo a vedere. Datemi Raggi X intanto, forza. Yıldız e Vlahović, eccoli qui. Vlahović ha toccato 18 palloni, pochissimi, un tiro in porta, un tiro fuori, un tiro respinto, nessun dribbling, ne ha persi 7. Yıldız molto più vivace, 41 palloni toccati, 9 persi, un tiro fuori, un tiro respinto, insomma Vlahović molto male anche per quanto riguarda proprio i palloni toccati, 18. Quelli persi. Se ci fosse stato Allegri, Iacaccia avrebbe detto: ecco, gioca 18 palloni perché per colpa di Allegri. Però una cosa la devo dire: Allegri non l'avrebbe tolto. E lo dice a favore di Allegri questo. Posso fare una domanda? Delle 100 pistole. Nell'ultimi 10 minuti, Allegri questa partita qui l'avrebbe vinta? Sì, pensi che avrebbe perso? Sì, ne ha vinte tante. Sì. Suma, veramente. Pensa a Ibrahimovic, non pensare ad Allegri. Io vorrei ricordare, scusate, che la Juventus che queste tre partite le gioca con Di Gregorio, Savona, Gatti, ecco. Cabal, Fagioli, Locatelli. Ma se giochi Cambiasio, con quelli perché li avessi botta. Fatemi finire, Cambiasio davanti, il Diz, Bangula e Vlahović, fa 7 punti, io sono soddisfatto. Sì, molto. Questi giocatori che tu stai dicendo non eccelsi, li ha scelti Motta quando poteva far giocare altri giocatori migliori. Io sono soddisfatto. Noi pronti via, cioè, la prima giornata si rompono Turam e Weah, che avrebbero giocato queste due. Con Miners è arrivato da 5 giorni, Nico da 7, qui era e li vedrete Miners dopo la pausa. Ma li facciamo vedere dopo la pausa quelli lì. Va bene, stiamo a vedere. 45 minuti con Miners, 34 palloni toccati e 9 persi. Non bene rispetto alle sue potenzialità, però era stressato, insomma, bisogna capire.